già passato un anno da quella folle esperienza nella Black Zone. È ormai da troppo tempo che le mie domande non trovano risposta. Adesso basta cazzate. Voglio la verità. sono messo sulle tracce di un uomo che mi dirà veramente cosa sta succedendo. Uno Space Tonic, per favore. Subito Allora, che cosa la porta a Nebula City? Affari, nulla di che. Brutta faccenda. Già, senta, per caso sa dirmi qualcosa su uno scrap shop chiamato The Fifth? Mm, sì, in fondo al vicolo a sinistra. Perfetto, grazie. Tenga il resto. C'è nessuno? Un cliente? Oh, salve! Salve, eh, la disturbo? No, no, assolutamente. Mi dia pure il tu. Sono Joe, mi dica cosa sta cercando. Uh, sto cercando un tale, un certo Jack Hunter. E da quanto ne so si rifornisce qui. Ah, sì? Beh, capisce che non posso violare la privacy dei miei clienti. Sa, è illegale. Forse, o forse no. Se non ricordo male, è passato due mesi fa ed ha ordinato svariati materiali. Bene, sai dirmi dove posso trovarlo? Forse ho delle coordinate di spedizione, ma non ti garantisco nulla. Si sposta in continuazione. Andrà bene. Aspetti. Che ha detto di essere. Ehi hey, tu. Che vuoi? Ehi hey, amico, vuoi degli spacca cervelli? Off. Perfetto, quello che mi serve. Finalmente è tempo di richiamare l'equipaggio. Ok, 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 ok. Allora. Il sembra essere andato tutto bene. Ok, tempo di svegliare l'equipaggio. In piedi, okay. signorine. Come andiamo, come andiamo. Tutti scongelati? Buongiorno. Buongiorno. In piedi, in piedi. Buongiorno. Oh, allora buongiorno. ragazzi, buongiorno. Subito se sentite giramenti di testa, vertigini manca fame si sì, se li sentiamo mancamenti va bene ok se li sentiamo ti devo fare una visita siamo tutti? allora ok lui è il medico e spero di non sentirmi mai male oh. <ride> <ride> molto bene ok per favore Piacere. radunatevi tutti, mi, tutti in Piacere. briefing room ottimo meeting room ok ok tutti tutti la briefing room così vi conto capisco se ci siamo tutti Oh no, oh no, vi prego. 1, 2, 3, 4, 5. Me ne manca uno all'appello. Filippo. Fili ragazzi, ragazzi, Filippo si è scongelato. Ditemi di sì, per favore. No, non ci credo. No, no, no credo. vi prego, no. No, no. no. Filippo, porca miseria. Ah, è vero, per alcuni di voi eh, Filippo è il nostro informatico di bordo, nonché sistemista. E ad ogni missione, ad ogni prima missione, è sempre congelato. Non è uh, un buon soprannome. Bene. Prenderò in visione <ride> su parametri più tardi. Grazie mille, meta. Grazie mille. Ok. Quindi se salta internet? Um, internet ok, ma se salta la corrente dobbiamo assolutamente stare attenti al nostro ghiacciolo. Comunque, um, di nuovo tutti ai posti, così facciamo, okay. facciamo le presentazioni. Per coloro che ancora non si conoscono. Allora... Uh, vediamo, ci siamo tutti, sì. Ok, allora, benvenuti tutti a bordo della Magellan. Per coloro che ci sono già stati, questo qua non è altro che un ciao come state. E per coloro che invece sono per la prima volta qua, benvenuti a bordo della Magellan. Io sono il vostro capitano, Marrick, oppure Gold, chiamatevi come volete, o Mac, va benissimo anche quello. Siamo un equipaggio principalmente... Di, possiamo dire mercenari, anche se lavoriamo sostanzialmente a contratto. Um, adesso, prima di passare alle presentazioni, vi voglio dire che per me è un piacere avervi qua a bordo e avete delle storie molto diverse. E apprezzo tutti coloro che vogliono far parte del nostro equipaggio, nonché mettere piede all'interno della nostra nave. All'interno della nave verrete trattati tutti come pari e se farete bene il vostro lavoro, verrete pagati molto molto bene. Come ben sapranno anche i nostri veterani. Detto questo, voglio lasciarvi spazio alle presentazioni, se volete. E nulla, benvenuti! Allora, inizio io. Salve a tutti, io sono Metatron e eh, sono il dottore di bordo, direi. Se ripeto come ho detto prima, non so se tutti erano svegli. Eh, se avete vertigini o, o vi sentite qualcosa di strano, ditemelo subito. Grazie mille, Meta. Ok, vado io. Salve a tutti, io sono Calek, il meccanico di bordo, eh, sono colui che si occuperà della manutenzione delle varie parti meccaniche della nave e sono l'addetto alle riparazioni. Mi auguro che il pilota non mi trovi antipatico e non abbia voglia di farmi lavorare troppo e spero di trovarmi bene qua con voi lo speriamo tutti, grazie mille Kalec grazie. io sono Zell, sono il pilota ho esperienza dovuta al mio lavoro con l'UCS e Kalec farò il possibile per farti lavorare il meno possibile grazie ma non prometto niente molto bene, il pensiero che conta grazie mille Zell via via mi faccio avanti io veterani adesso. via Eccoci. Allora, buonasera a tutti quanti. Io sono Carl, mi potete chiamare anche Ball, se preferite. È semplice. E io sono un minatore, quindi per qualsiasi necessità mineraria, scavare di qua, a fare i buchi di là, eccetera, eccetera potete chiamare me. Sono una garanzia comprovata ormai. Decisamente, decisamente. Comunque, benvenuti a tutti quanti nuovi e bentornati ai nostri cari veterani. Grazie mille, Ball. Allora, andrei io, io sono l'addetto alla sicurezza. Eh, se avete qualche problema, potete rivolgermi a me qualsiasi domanda su munizioni o quant'altro. Normalmente, non dovremmo parare. No. Così ci aveva detto il nostro capitano. Si spera sempre che non si debba mai sparare. Però ragazzi, non è che le cerco io le missioni, sono loro che arrivano da me. Lo sapete? Sì, ma per qualche motivo poi alla fine, eh. Ok, ok, posso capire eh, il rancore. E va bene così, diciamo, dai. Non... <ride> Prendiamo la, la leggera anche questa volta. Si spera che il capitano non, non ci faccia fare missioni troppo preoccupanti. Mi state già dando troppe colpe, ragazzi. Siamo un equipaggio. <ride> Ricordate, no, però... col... no per quale motivo? Okay, okay. Va bene, Pre preferirei avere tanti soldi e meno proiettili su prezze diciamo, <ride> Ci Ho già capito che io dovrò lavorare tantissimo. <ride> L'idea è sempre di farvi lavorare il meno possibile per farvi guadagnare il più possibile. che dovrò lavorare anch'io in questo caso. <ride> Perfetto, allora, grazie mille per le presentazioni. Um, un po' di introduzione alla nave, eh, quello che dovremmo fare e alla nostra missione. Come ben tutti sapete lavoriamo generalmente su contratto. Tuttavia adesso ci troviamo in una situazione, diciamo, di transizione e cioè per scoprire alcune informazioni, diciamo propedeutiche ai prossimi contratti ci serve trovare una persona. Ora questa persona non è esattamente una di quelle facili da trovare, diciamo, però ci sto lavorando da un po' di tempo e credo di essere su una buona pista. Tuttavia per come ci siamo lasciati con, le con gli scorsi contratti e le scorse missioni abbiamo perso un po' di membri, potete immaginare. E purtroppo non tutti si sono potuti unire a noi di nuovo, altri hanno continuato la loro vita, altri hanno continuato da civile e altri invece da militare. E altri invece sono rimasti congelati. Al solito, appunto. Detto questo, faremo alcuni controlli di routine. Partiremo tutti dalla plancia con i controlli via intercom. Saremo io e il pilota a fare i primi controlli con i sistemi. Tuttavia, voi siete, come al solito, invitati a prendere un po' conoscenza con i sistemi eh, per voi molto più di interesse. Quindi... Io controllo che il mio crypod funzioni bene Esatto, prima di tutto quello Poi se volete fare un controllo della stiva E dei sistemi di disegnamento mai... Fate pure tranquillamente Black, te, come al solito Puoi tranquillamente gestirti di nuovo La nuova pianimetria della nave Tuttavia l'interno è molto simile Anzi è praticamente uguale A quello delle scorse missioni Mentre l'esterno Credo proprio ti piacerà molto di più Ma lascerò che sia tu a scoprirlo Detto questo, uh, per te, Meta. La, la Sigbay è al secondo piano della nave. Grazie. E Ti daremo un po' di tempo come al solito per ambientarti con la strumentazione e i macchinari. Detto questo, se avete delle domande, fate pure. Mi servirebbe vede. sapere dove per... posso trovare gli attrezzi. Abbiamo Potremmo... una stiva di carico subito dopo la plancia è scollegata da tutto il resto del, del sistema di trasportatori, tuttavia se ti serve qualcosa appunto dai nostri inventari di sistema della nave, lo troverai nella sezione E, che è quella centrale della nave, prima dei Perfetto. jump drive attorno ai reattori di backup. Avrete Molto. tutto il tempo del mondo per ambientarvi nella nave. Altre domande? Per quanto riguarda la sicurezza, vorrei sì. fare delle domande. Certo, prego. Eh, ma siamo rimasti con, eh, con i vecchi sistemi o da quello che ho capito per abbiamo aggiornato anche la nave per questo ti volevo, ti volevo far scoprire tutte queste nuove cosine però mi sembra impaziente Black quindi direi che te lo posso spiegare sì, con uh, i soldi e diciamo anche la fama guadagnata dal, uh, dalle scorse missioni e dagli scorsi contratti siamo potuti permettere alcuni aggiornamenti non da poco All'esterno della nave, stiamo parlando di sistemi di propulsione nuovi, eh, alcuni condotti rinforzati sempre esterni, nuovi serbatoi di stoccaggio e soprattutto nuovi armamenti. Esatto. Dopo l'ultima esperienza, l'armamenti penso che dovrebbe essere stata una cosa primaria. Assolutamente sì e lo sono stato. Cioè lo sono, lo sono stati decisamente. Sono stato molto meticoloso sul, sull'aggiornamento. Quindi prego, te l'ho detto. Guarda tutto quello che vuoi. Se questo è tutto, Zelgran, ci vediamo in plancia e per tutti gli altri, trovate pure il vostro posto di pertinenza. La seguo. Ci sentiamo all'intercom. Okay. Black, come al solito, se te vuoi prendere la postazione secondaria. Inizia a fare i controlli di routine. Di routine. Ok, allora Zelgran, a mia comando, per favore. Pronto? Energia primaria. Re Reattori backup e principali online. Perfetto, batterie. Check Sistema di trasportatori, fa vedere qualche falla. Negativo, tutto online e tutto all green. Perfetto, ok. Giroscopi pronti. Ok, propulsione senza testa di guida? Green. Ok, perfetto. Comunicazione: corto raggio? Green. Lungo raggio? Green. Mm, perfetto, benissimo. Ok, sistemi ausiliari? All green. Ok, perfetto. Sorveglianza interna? Tutte le tele telecamere online perfetto. Invece per quella esterna, dammi quelle di manovra prima. Tutte le tele telecamere di manovra online, ok. Quelle di puntamento? Telecamere di puntamento online, perfetto, ok. Uh, lascerai il controllo dei sistemi a Kalec quando sarà ambientato con la nave. Sì, perfetto, ok. Allora ci dovremmo essere. Uh, equipaggio, mi sentite? Forte, sì, forte è chiaro. Chiaro. Perfetto, uh, come stavo dicendo a Zagran adesso in plancia, dietro la plancia stessa, oltre a quel sistema di stoccaggio disconnesso, troverete un sistema di stoccaggio gas che invece è connesso a tutti gli altri serbatoi. Quando dovrete fare uh, rifornimento di ossigeno o idrogeno, fate pure uh, rifornimento lì. Allora qua dice che dobbiamo recarci delle coordinate. Zagran le hai ricevute? Dovrebbe conformato. Ok, perfetto, parti pure soltanto con propulsione ionica. Velocità di Ricevuto. crociera a 100 metri a seconda. Ricevuto, capitano Navi in arrivo. Ok, gran fermaci. Arresto okay. totale. Assolutamente voglio un'identificazione di quelle navi Cosa stiamo guardando? Navi... Ecco Sì Confermo Non so se sono sistemi difensivi sotto O se sono navi... C'è una stazione, credo, sotto all'asteroide Alla nostra visuale Sì, la sto inquadrando Sto zoomando Ok Ok, voglio un rapporto visivo di cosa stiamo guardando Ok eh, non sembra una stazione armata mm -hmm. sembra una stazione mineraria, mineraria ma atto. non capisco le navi ai lati sono alimentate energia solare ma sono fortemente armate loro in compenso che che desa desa asteroide di... sulla destra saranno stazioni di difesa ok, sì, okay. anch'io ok va bene proviamo con un approccio <ride> Qui parla il capitano Gold della Magellan. Qualcuno ci riceve il quartier della stazione, palla SQ111A27429. Codice di identificazione. Passo, Oh, cazzo, codice di identificazione post it? Hai dimenticato. No, maledizione! Oh, oh lo scritto. Uno schermo in plancia dovrebbe essere scritto su uno schermo in plancia. Fermi tutti. Beh, considerando come okay. siamo Ok, armati... l'ho trovato, l'ho trovato, l'ho trovato, era sotto sì, l'indirizzo dell'aeroporto. Una... ...10 secondi per attivazione. torretta. Sì, sì, Vai. sì, ci siamo, ci siamo. Torrette. Fazione UCS 532-9896, nave Magellan. Verifica codice. Codice scaduto. Prepararsi al fuoco. Oh Cristo, cazzo! No, Attivate no, ci doverete, deve essere un errore Forza, forza uh, Indietro, 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 indietro no. Pilota indietro Tutti Dannazione. indietro, capitano Dannato vecchia lattina Quante volte ti dico di levarti dai comandi della stazione Ok, fermo, 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 fermo. In questo momento ringrazio chi ha progettato l'infermeria lontano dal cockpit uh, yeah. Capitano Questa nave vuole, introd vuole introdursi nel settore Dannata lattina, spostati di qui Lambi i comandi Ah con chi sto parlando? Mac? Sei tu? Mi avete oh, trovato! Oh mio dio, Proprio te stavo cercando. Io vi invito subito i, le torrette prima che vi facciano un culo grosso così. Gra sarebbe apprezzabile, grazie. Dai, qua equipaggio nuovo, stavano già tutti per fare fuoco e riceverne. Beh, è stato facile trovarlo. Ah, ragazzi, <ride> okay, c'è molto no? da dire Insomma. quindi. Venite attraccate, eh, ho disabilitato le stazioni difensive. Eh, la nave che vedete lì è la mia, quindi okay. non vi preoccupate. Black, uh, armi spente, uh, Zagran portaci avanti. Venite alla stazione che vi spiego tutta. Grazie Jack, arriviamo. Ciao oh, okay. wow, Jack. Entrati ho dovuto depressurizzare bene. la stazione per svariati uh, problemi. È ancora molto vecchia. Entro? Sì, sì, entrate pure, entrate pure. Okay, non è una bella accoglienza queste tre torrette. Eh, due torrette. Già, eh, ho... Venite di sopra, per favore. Cercate di non volare giù, per favore. Nel, nella zona dei reattori che... Okay, Stavi curando quanto... il pavimento, Jack. Già è tutto molto trapezzato. Sì. È un po' vecchia la stazione, quindi ho dovuto un po' improvvisare con quello che c'era. Wow, ma questa qua non l'hai nemmeno aggiornata, per dire, dalla ho grande parte. Salve, Jack salve oh, gente buonasera o oh, buongiorno ah. uh, Buonasera, eh, bello sera. rivedervi dopo tanto tempo <ride> vedo che c'ho delle facce nuove eh, eh. Ecco. Dimmi, hey, quindi, pu... jack so, eh. so che mi stavi cercando qual è il problema che di solito tu vieni qui per far riparare la magellan io e te dobbiamo parlare ho letto il rapporto che mi hai dato del... di dove siete stati prima sulla. Eh, Bitcoin, mi pare. appunto, sì. Abbastanza terrificante quello che ho letto e mi sono un po' informato a riguardo. Esatto, siamo qua proprio per questo. Ci servono informazioni. Già, da quanto ho capito, la, la Magellan tiene degli archivi criptati con dei dati che ha nascosto il tuo vecchio. Esatto, e ci servono, ci servono quei dati perché sono. Molto, molto importante, Jack. Sono un... Già, lo immaginavo, ma mi servirà tenere la Magella qui un paio di settimane. Oddio, sai se vero... Molto lavoro. Noi ci lavoriamo con quella nave. Già, è, è per questo che intanto inizierete a lavorare per me, giusto? Cosa? Farete degli incarichi mentre io sistemo la Magella. Intanto magari gli do anche qualche modifica e la, gli do qualche sistema. Ok, so, okay. mi fido della tua capacità di modifiche, ok? Però cosa okay, intendi allora... lavorare per te? Cioè, nel senso, eh... tu lavorerai alla magella nel mentre che noi ci saremo sopra? Cioè... No. M... Voi utilizzerete la mia nave mentre io l'assistevo, o oh. la. Eh? La tua nave? La mia nave, sì. La È corteggiata in sembra... un asteroide. Sì, la nave. L'abbiamo vista. La tua nave. Mm. Già, servono attualmente degli strumenti Per sistemare la Magellan Almeno per estrarre i codici Mi serve il vecchio archivio madre oh. E per ottenerlo Bisogna tornare a casa, Mac no. Nel no. nostro pianeta natale no, 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 io lì non ci torno Io eh, lì non ci torno Nel vecchio capannone di tuo padre Ci dovrebbe essere un, un, uh, la vecchia MK1 No, Jack, non se, se ne parla Io fesoriera. non ci torno Ci oh. vorrebbero almeno un mese per saltare Con la oh. uh, strada però io ho trovato una soluzione. No, ho una soluzione no. che accorcia la strada? Okay, una fallo soluzione parlare. che è più potente del Pronoctium, tra virgolette. Dei motori a Pronoctium. Sì, ma quanto è più è pericoloso? Quanto è più pericoloso? Eh, beh, l'ho testato su delle sonde e 4 sono tornate su 10. Quindi... Cosa? 4 su 10? 4 su 10 cosa? Sono tornate e poi una di queste era anche in fiamme. Quindi. Quindi mi sta dicendo che non ha mai passato del materiale organico? Uh, beh lo scopriremo presto, no? Ho preparato il jump, eh, blink jump ed è pronto ed operativo. Quando giusto. volete quando siete tutti pronti. Eh, è operativo per buttarvi dall'altra parte della galassia. Ci siamo. Sì, assolutamente. Ragazzi, stato... voi vi sentite bene, scusate? È stato quasi un miracolo. Eh, io quindi... mi sento abbastanza bene, devo dire. Ok, Appalmente. no, perché. Non so voi, esatto. ma io sono fuori dalla nave. Ok, quindi. quindi... Direi... Beh, direi che, con... direi che con quello che ci poteva succedere ti è ancora andata bene. Sì, il fatto che respiro va benissimo. Quindi. Uh... No, no, il fa... no, no, il fatto che esisti ancora e sei un essere tridimensionale. Effettivamente. Positivo. Okay, direi eh... che torno in posizione allora. Sì, Jack. Ti riceviamo. Uh, il salto? Siete vivi, Immagino se mi avete disposto. Sì, ok, siamo tutti vivi e vegeti. A parte che io ero letteralmente fuori dal cockpit. Uh, Pensi potrebbe esserci qualche anomalia, ma niente di strano. Beh, allora. Sono vivo? Per me va bene. Ti odio comunque. Raggi leggermente muovendoti verso sinistra e poi puoi atterrare liberamente. Il saltare nelle due tra le due dimensioni comporta alcune modifiche nella fisica degli oggetti. Oh, maledizione. Uh, come lo spieghiamo, Gianca? Uno dei nostri carrelli ora è in grado di passare attraverso le cose. Ecco perché mm. la nave è così storta. No, ja, ma la cosa brutta è che non durerà per sempre. Ok, proseguiamo piano. Black, ti vorrei davanti impugnando il fucile, per favore. Ok, dovremmo cercare l'entrata, dal davanti. Ok, vedo che anche la porta dell'hangar è quasi ceduta. Mm, addirittura tra le telecamere anteriori. Ah, Ci sono ah, dei comandi probabilmente. Sì, 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 tranquillo. A tal proposito, Kale, che è stata una buona idea caricare il peso della nave sul tetto dell'hangar. Chi ha fatto te, questi te. danni dov'è adesso? Confermo l'avvertura. Secondo me. Sempre è black davanti. Caso, il capitano, diciamo. Probabilmente stanno cercando le stesse cose che cerchiamo noi, quindi occhi aperti. Mi raccomando, perlustrate per bene. Vi ricordo, stiamo cercando una motherboard con dei dati e una lista di fornitori. Ora, se c'è qualcuno, sa sicuramente che siamo qui. Ufficio? Okay. All'interno, vi ripeto, sembra deserta. Tuttavia, ci sono dei sistemi ancora attivi. Mm. Ma i reattori a uranio tendono a durare parecchi anni. Sono, sono i sistemi di difesa che di solito cedono e smettono di funzionare dal da un momento all'altro. Vi dirò, non mi dispiace eh, l'idea in questo male. caso. Eh sì. Ok, allora, della nave come mi immaginavo, è rimasto ben poco, però controllate i container LCD se sono ancora attivi. Stiamo cercando informazioni e una motherboard. Ho accesso negato a tutto, okay, dovremmo forzarlo. Qualcuno di voi ha un, una smerigliatrice? Che domande. Il I container sono vuoti, perfetto. I container sono... grandi intendevo. Qualcosa? C'è una CPU. C'è un Perfetto. computer. Ok, dovrebbe essere una delle motherboard. Controlla qua. Ok, ragazzi, credo abbiamo quello che ci serve. Ok, direi che possiamo andare. Siamo tutti fuori? Arriva Zelan. Eccomi, ok. Liberate la zona delle, delle porte. Confermo puoi chiudere. Ok, la chiusura è partita. Ok, ci avviciniamo a casa mia. Anche qua stiamo cercando. Principalmente informazioni. Bella macchina. Signori, l'ho trovato. Grande. Trovato. Da dove sei sì. passato? Sono nella camera da letto. E in fondo abbiamo trovato il container piccolo 2. Con dentro un computer. Perfetto, prendi un attimo. credo che sia questo. Sì, 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 deve essere quello. Ottimo. Ok, quindi siamo, abbiamo trovato quello per cui siamo venuti. Esatto. Mi conferma? Sì, esatto, la lista dei fornitori. Dobbiamo soltanto portarla a Jack.